Presidente Circosta, oggi è una giornata di festa per i girasoli e per il territorio della Locride, per questa comunità che tanto tiene ai suoi figli più fragili, definiamolo così, che però dimostrano di saperci fare e agli scorsi Special Olympics di Torino hanno fatto valere portando alto il nome della città metropolitana. Ha detto bene, è una giornata particolare, una giornata di orgoglio per noi girasoli della Locride. La presenza del sindaco della città metropolitana è per noi un motivo di ulteriore orgoglio ed è un grande onore. Noi siamo una squadra, una polisportiva che appartiene al mondo Special Olympics, che è nata semplicemente da 3 anni, eppure in 3 anni abbiamo raggiunto dei risultati che noi stessi ci meravigliamo, perché non immaginavamo che saremmo riusciti a tanto. Ma come sempre dico, l'amore, la grinta riesce a superare tutte le barriere. Bisogna tenere presente che in effetti noi siamo un gruppo di genitori che lavora per la felicità dei propri figli e mi pare che questo l'abbiamo raggiunto, perché quando le mamme dicono che i loro figli sono rinati, nati a nuova vita, beh, questo è un motivo per noi di orgoglio e di grande soddisfazione, e credo che non soltanto per noi ma per tutta la Locride, perché il movimento Special Olympics nella Locride si è diffuso semplicemente in questi ultimi 3 anni. Ancora ha fatto poco in questo senso, la politica nazionale ha fatto molto poco in questo senso, soprattutto su quelle che dovrebbero essere delle strutture ricettive che mettono, diciamo, nelle condizioni le famiglie di poter dare quel supporto adeguato a questi ragazzi che hanno voglia ovviamente di fare sport e di poter dire la loro in un contesto diverso sicuramente rispetto a quello a cui siamo abituati a osservarli alle nostre latitudini. Non mi piace parlare assolutamente di periferie, perché nella Locride, nella Piana, possono essere appunto considerate delle periferie. L'abbiamo sempre detto, il comune di Reggio Calabria, che è il fulcro ovviamente della città metropolitana, senza il motore della Locride e della Piana è appunto un comune a sé stante. Noi dobbiamo ragionare come territorio metropolitano, come città metropolitana, ed è giusto che appunto queste non vengano più indicate come periferie, ma appunto come centri di eccellenza, per come sempre li abbiamo individuati.